Anche nel mio solitario, la donna di fiori è una carta difficile da sistemare, come per il tenente Sheridan. All'origine della sua inchiesta c'è una donna di fiori, la carta vincente di Feist. Poco prima di essere ucciso, Feist aveva ricevuto una fotografia. L'aveva definita appunto una carta sicura. Nella foto con lui, due donne, giovani e carine. Già, Feist sapeva scegliere bene le sue amicizie femminili. Ma ora la fotografia è scomparsa. Scomparsa dalla cassaforte di Edonis Bershir, il socio di Feist. Sì, Bershir l'aveva vista, ma senza attribuirle particolare importanza. Una qualunque foto ricordo. Feist e due ragazze, che a quanto afferma Bershir non ha mai conosciuto. Intanto, Ronald Fuller, lo spregiudicato nipote del colonnello, ha accentrato i sospetti di Sheridan. Ha forse assunto il ruolo dell'assassino. Ma Ronald, è scontato, si dichiara del tutto innocente. E Sheridan non ha elementi sicuri per incriminarlo. In termini sportivi, quella con Ronald è una partita ancora aperta. Cilento, il gangster che ha buttato le ortiche ai suoi vecchi panni, è più che mai deciso a recitare la parte dell'uomo onesto. E in verità si difende molto bene. In un primo tempo sembrava che il movente dell'uccisione di Feist si inserisse nella lotta in corso per l'acquisto di Leigh Garland, la grande tenuta dei Fuller. Ma poi ne è emerso un altro, non meno logico e plausibile. Frederick Fuller, il figlio del colonnello, è morbosamente geloso della fidanzata Rosalind Kreisky. Geloso specialmente di Rudy Feist. E allora, qual è il movente del delitto? Brama di ricchezza o gelosia? Moventi eterni, tutti e due. È il dilemma di Sheridan. Intanto, il clima diventa sempre più teso e angoscioso a Villa Fuller. Cilento ha reclutato i braccianti che dovevano lavorare nella piantagione. Vuole mettere il colonnello Fuller con le spalle al muro. Infatti, senza i proventi del raccolto, la situazione finanziaria dei Fuller precipiterà nella catastrofe. E non è tutto. Un medico è corso a Villa Fuller. Una chiamata urgente. Una disgrazia o un altro delitto? Thank you.
In ogni caso, telefonerò fra qualche ora. Una precauzione inutile, sicuramente. Ma io tengo la mia fama di medico scrupoloso, o pignolo, come dicono in giro. Mi raccomando, Frederick, dovete cercare soprattutto di rimanere calmo. Signorina, colonnello. Vi accompagno. Grazie. Dovete fare il possibile per creargli intorno una situazione di normalità, con le dovute cautele, si intende. E se tentasse ancora? No. Io credo che questa eventualità sia senz'altro scongiurata. Direi che Frederick ha già saputo giudicarsi. E questo è molto positivo. Grazie. Dottore, so che in questi casi voi non potreste... No. È nostro preciso dovere informare la polizia. Telefono io allo sceriffo. Buonasera, signorina Fulla. Buonasera. Vi riaccompagno io, dottor Pert. Grazie, Sotera. Beh, immagino che a questo punto vogliate rimanere soli. Già, i veri Fuller. Auguri, Frederick. Vuol dire che mi inviterete a pranzo un'altra volta. Buonasera. Ciao, Ron. Il dottor Pert riferirà alla polizia quanto è accaduto. E verranno di nuovo qui. Noi vogliamo aiutarti, ma tu ce ne devi dare il modo. Quello che è accaduto è assurdo, non ha senso. Freddy. Freddy, ascolta. Non posso più sentirti così ostile, estraneo. Devi essere sicuro più di sempre del nostro affetto, della nostra solidarietà. Avere fiducia in noi. L'avete detto voi, è assurdo. Quello che ho fatto è assurdo. E allora che volete? Una spiegazione? Potrei darvene mille e non sapreste capire. Non si può capire quando tutto intorno è buio. Va bene, continua a inseguire le tue fantasie. Ti prego. Sì, fantasie! Affogare in un caso di coscienza unicamente per aver tolto di mezzo un avventuriero che aveva tentato di ucciderlo. Arrivare fino al... Papà! Hai sbagliato tutto. Ho ucciso Rudolf Feist e non me ne importa niente. Niente. Proprio come piace a te. Frederick! Ma perché non lo lasciamo stare un po' da solo? Al posto suo, dopo quello che è successo? È così, andate via, lasciatemi solo! Tu no, Rosalie. Le parlo io, eh? Non hai niente da dirgli, Rosalind. Sì, lo ammetto. Forse sono stata ingiusta con lui. Non ho fatto niente per aiutarlo. Ma tu sai quanto sia ragionevole Frederick in certi casi. Mi ha aggredita, mi ha accusata. Non mi ha nemmeno permesso di spiegarmi. È difficile, sai, controllarsi, restare sereni. E poi come potevo supporre una cosa simile? Frederick non ti ha accusata.
E ha bisogno del tuo aiuto, Rosalind, della tua comprensione. Tu sola puoi aiutarci a togliere Fred da questo stato di prostrazione. E io sono pronta a farlo. Non immagini quanto vorrei che tutto questo non fosse accaduto. Ma è così difficile, Paola. Lo confesso. Non so veder chiaro in me stessa. Vorrei aver tempo. Un po' più di tempo. L'importante è che tu gli rimanga vicino. Che lui possa ancora sperare nel tuo affetto. Ti amo, Rosalind. Veramente. Lo so. E questo deve allontanare da te ogni timore. Ti ama, la tua ricchezza per lui non ha alcun valore. Ti prego, Paola. Io non ho mai dubitato dei suoi sentimenti. Solo non vorrei che lo sentirlo sempre così inquieto, diffidente. Vorrei che non mi costringesse ogni volta a difendermi. Sì, posso capirti. Ma ora devi farti forza per aiutarla a superare la crisi. Tu sola puoi farlo, io ti chiedo. Signorina Paola, il signor Frederick vi chiede di raggiungerlo subito. C'è anche il signor colonnello. Perché? La polizia. Dunque, so cosa pensi di me, Rosalind. Ma ora non mi giudicherai più un vile. Ho ucciso Rudolf Feist. Sì, sono stato io. E ho gettato la pistola nel lago a pochi metri dalla riva. Questa? Sì, è questa. Frederick! Una missione molto grave, signor Fuller. Tenente, vi invito a prendere atto che mio figlio ha confessato volontariamente e che avevamo deciso di recarci dallo sceriffo, cosa che avremmo già fatto se, come vi ha detto il dottor Pelton... Bene, ne prendo atto, ma adesso lasciate che sia vostro figlio a rispondere alle mie domande. È già molto che io consenta a voi e agli altri di restare qui. Ma vi rendete conto delle condizioni di mio figlio? Sapete che cosa è successo? In ogni caso io esigo la presenza di un avvocato, è il nostro diritto. Al vostro posto cercherei di restare calmo, colonnello, e di ragionare. Se ci fosse un avvocato, l'interrogatorio avrebbe luogo nell'ufficio di polizia con vostro figlio, reo confesso, in stato di arresto. Allora? Allora? Io sapevo che quella sera Feist doveva recarsi alla vecchia sorgente, poco dopo mezzanotte. Ah, Lark, queste cose alla vostra età? Sono tornati quelli della polizia. Ah, la polizia. Comunque non sta bene lo stesso. E voi che c'entrate? Che volevano? Non lo so. Ma allora siete anche sordo? Siete tutti così strani? Andate adesso, potete andare. Siete proprio sicura di non avere più bisogno di me? Io? No? Perché? Dunque, Feist, dopo avervi provocato, tentò di uccidervi. Voi avete sparato soltanto per difendervi. Legittima difesa. È così. È tutto molto verosimile, ma il fatto è che Rudolf Feist non sparò. Ma che dite?
Ho fatto eseguire la prova della paraffina. Nessuna traccia di polvere sulle mani di Feist. Certo, furono sparati 3 colpi, ma tutti e 3 contro di lui. Come potete affermare? 2 da voi, Friedrich. E il terzo da qualcun altro. No, non è vero. Feist tentò di uccidermi. Fu lui a sparare contro di me. E voi l'avete visto? L'avete visto sparare? E come potevo? Era a terra, gli voltavo le spalle. E dopo, quando lui cadde? No, non lo so, niente! Non lo so. State oltrepassando ogni limite. Tentate di imporre la vostra verità a mio figlio. Una verità che gli è molto favorevole, colonnello. Che significa? Rudolf Feist non fu ucciso con questa. Il proiettile che l'ha colpito era di una pistola calibro 32. Questa è una 38. I colpi sparati da vostro figlio sono andati a vuoto. Freddy! Ma questo... Prego, perché non entrate? Scusate, la mia borsa... grazie. Ma questo, dicevo, cambia molte cose. Anche nei vostri riguardi, signori. L'omertà è già una colpa, ma può nascondere delle responsabilità molto più gravi. Vi invito tutti a presentarvi all'ufficio di polizia. Anche il personale di servizio. Buonasera. Ancora voi. Cosa volete? Ehi, prudente. E pieno di giudizio, a quanto vedo. Solo perché non ho scelta. Parti? Sì, ma torno presto. Già. Giusto è il tempo di ingaggiare un centinaio di clandestini e di portarli qui. Certo. Finché ci saranno dei bastardi disposti a pagare un bracciante $7 al giorno. Noi non possiamo. Io sì. Che generosità. Che mi costa più di $1,000 ogni levar del sole, sai anche questo? Non è un conto difficile a farsi. Bravo. E hai anche abbastanza cervello per capire che se quei $1,000 dovessero diventare 2,000, la cosa potrebbe darmi fastidio. Molto fastidio. I messicani sono gente infida. Basta un niente a scatenarli. Non sarebbe la prima volta. So come trattarli. Del resto non è a me che dovete rivolgervi. Fuller è il padrone qui. Ditelo a lui. No, a te. Ci metti troppo zelo nel tuo lavoro, Sotera. Troppo in tutti i sensi. Quando tratti coi braccianti
E quando ti infili in una camera d'albergo per far sparire qualche cosa che potrebbe essere molto interessante, non sarà stato Fuller a mandarti nella camera di Feist? Nella camera di Feist? E quando? La notte stessa che l'hanno ammazzato. T'ho visto io! No, in questo il colonnello non c'entra. Il cane fedele vuol tenersi l'osso tutto per sé. Ti ho detto del pericolo che corri a ingaggiare dei clandestini sotterra. Ma non è tutto. Devi darmi quello che hai preso nella camera di Feist. E subito. Quello che avrei voluto prendere. Quella busta che gli consegnarono nella sala da gioco poco prima che lo facessero fuori. Quella busta, già. C'è un sacco di gente che se ne interessa. Forse è qualcosa di molto importante, ma forse può anche essere soltanto un bluff. Comunque io nella stanza di Feist non ho trovato niente, non ho preso niente. Carogna. È solo per chiarirti il nostro punto di vista. Forse non mi conoscete abbastanza. Dov'è quella busta? Non lo so. Non ce l'ho. Non l'ho trovata. Continua. Ha preso quindi la parola il senatore Holomby, che ha illustrato al Congresso il programma elaborato dalla Commissione di Studio per il prossimo anno finanziario. Queste le notizie. La National Broadcasting Company vi presenta ora Musica da ballo. Signor Sotera? Signor Sotera? Miguel dice che la jeep è pronta. Sì, ma l'ultima avventura è la più bella. La volete sentire? Dunque, X9 stava in vacanza. Vedrai che sarà così anche per gli altri. Ti stanno di fronte compatti, chiusi, come un muro. Prova a spaccare l'intonaco e ti trovi le mani piene di fango. Una bella storia. Volti pagina e ricominci sempre da capo. Il guaio è che riescono a darti la sensazione che sei fuori strada, che hai sbagliato tutto. Ronald, Cilento, Berkshire e soprattutto i Fuller. No, lascia. Pronto? Sì, sono io. Che? Ma che dite? Dove? Sì, va bene, va bene. Una donna della piantagione dice che ha trovato Sotera morto. Dove? A casa sua. Già. X9 allora si lancia col paracadute e scende nel prato. Subito, tenente! Svelto chi?
E adesso a chi lo racconto io? Oh, a me no, Jeremy, eh. Lo so già a memoria. Fate largo, 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 su. Sì. Kid, resta le macchine. La porta è chiusa, signor. Ma come se l'hanno trovato? Andiamo, non voglio nessuno qui intorno. Andiamo? Andiamo. Su, via. Presto. Tu, presto. Mi dispiace, davvero non avrei voluto, ma qualcuno deve avermi visto a terra e avrà perso la testa. È già una partita fra amici, ma se si beve troppo la partita qualche volta si riscalda e finisce male. A ogni modo non sono morto, come vedete. Piuttosto mal ridotto, però. I miei amici quando scherzano hanno la mano piuttosto pesante. Finirà, passerà presto. Cosa avete? No, no, non è niente. Sangue. Io vi consiglierei di stare alla larga da certi amici, ammesso che siano tali. Ma certo che sono amici. Tanto amici che il signor Sotera di certo non vorrà dircene il nome, per nessun motivo, vero? Non sarebbe leale, no? Per uno scherzo, una discussione di gioco. Tenente. Fate accomodare il telefono. Potrebbe servirvi per la prossima partita. Io credo di conoscerli, i vostri amici, e di sapere anche perché vi hanno ridotto così. Un avvertimento. Sì? Si dice che abbiate deciso di ingaggiare dei clandestini per il raccolto. È la verità. E non vi chiedete perché siamo costretti a farlo? So anche questo. Ma la legge non può impedire alla gente di buttar via il denaro come crede. D'accordo, sceriffo. E noi applichiamo la nostra legge. Per il colonnello Fuller, tra la sua gente, sulla sua terra, l'unica legge è la sua. E sbaglia. Diteglielo. O meglio, andrò io stesso a ricordarglielo. Non occorre, sceriffo. Glielo riferirò io. Ma non posso garantirvi che cambierà idea. Lewis. Va meglio, molto meglio. Vi ringrazio, siete stata gentile. I Braceras. Un gruppo di scalmanati. Un avvertimento, come dice lo sceriffo. Mio padre vuole che veniate ad abitare alla villa. No, non ce n'è motivo. Lewis! Oh, andiamo, andate a farvi medicare. No, non importa. Mitz! No. Su, accompagnatelo. Vieni, aiutami. Piano. Un momento, signorina Fuller. Sì? Avevo deciso di venirvi a trovare alla villa, ma... Ma prego! Siete diventata di casa ormai. Mio malgrado, ve l'assicuro. Cos'è? Un altro interrogatorio? Una precisazione. La sera in cui fu ucciso Feist, voi non eravate a Villa Fuller, vero? No, ve l'ho già detto. Ero a Columbus, davano una festa di beneficenza.
È molto lontana la sede della Columbus dalla vecchia sorgente. In macchina, quanto ci si può impiegare? Cosa volete che ne sappia? In macchina, senza correre troppo, meno di mezz'ora. L'abbiamo controllato. A che ora avete lasciato la Columbus? Non so. Non pretenderete che mi ricordi? Vi aiuterò io. A mezzanotte, qualche minuto prima di mezzanotte. Abbiamo controllato anche questo. Non capisco. Che cosa volete concludere? Non l'avete capito, signorina Fuller? Dammi una sigaretta, per piacere. No, cara, hai fumato troppo. Oh, una sola. No, non ce l'ho. Ti prego. No. Hai fumato troppo. Sì, buono. Sì, buono, ti prego. Ciao. Parliamo di cose serie, eh? Perché non mi vuoi sposare? Oh. Non pensi che sarei una buona moglie? Ma Sheila... Ah, no, rispondimi prima. Ti prego, Sheila, te l'ho detto mille volte, devi avere pazienza. Cercherò di ottenere il divorzio, e allora? Te la prendi comoda, tu. Non mi ami, ecco. Oh. Non dire così, cara. Lo sai che non è vero. E se tua moglie non te lo concede il divorzio? Tu mi sottovaluti, Sheila. Beh, la solita conclusione. Sheila punta le nozze e Berci guadagna tempo. Credi che questo matrimonio si farà? Hai capito, cara? Devi avere fiducia in me. Faccia tosta. Sono 2 anni che ripeti la stessa cosa. Che ti dicevo? Sheila, il problema che stiamo risolvendo adesso è più importante. Ma tu pensi che la polizia... Già le 10. Andiamo. Ma fuori... C'è Kruder fuori. Vi segue lui. Forse non accadrà niente, o forse accadrà qualcosa. Vedremo. Quando finisce il tuo turno? Alle 2. Certo, non è un piacere in questa cantina, ma è proprio sotto l'ufficio di Bashir. Se sono usciti. Meglio restare in ascolto. Tutto quello che può capitare di sopra ci interessa. La notte scorsa ho sentito soltanto l'orologio che batteva le ore. E non mi è sembrato molto interessante. Speriamo meglio. Pazienza, Jackson. Pazienza. E sigarette. Grazie, sergente. Parlano. Ma se parlano, è la verità. Hanno detto di aver visto Cilento e Craig uscire dalla casa di Sotera. Beh, puoi crederci che è così. Quello che resta da capire è perché l'abbiano pestato a quel modo. Forse la ragione è più semplice di quanto non sembri.
Se era per la questione dei braccianti, Sotera avrebbe parlato. Cilento voleva da lui qualcos'altro. Forse proprio quello che tutti, noi compresi, andiamo cercando. Una foto. E come potrebbe avercela, Sotera? Non lo so, Barney. Ma il punto di partenza è sempre quello. Oh, finalmente! Basta per oggi o è soltanto una pausa? Una pausa, Miriam, fino a domattina. Salvo imprevisti. Una birra, Ezi? Ah, sì, volentieri. È già pronta, papà. Ecco la birra. Ah, bene, era ora. Grazie. Della vita del poliziotto. Eh? Ah, sì. Che la vita di un poliziotto è fatta di pause. Fra un incarico e un altro, fra una grana e una ancora più grossa. Soltanto pause. E non sai mai quando ti capitano. Per cui, figliola mia, sposare un poliziotto è il peggior guaio che possa capitare a una ragazza. Sentite? E voi non protestate? No, purtroppo anch'io la penso così. Finché non troverete una donna che vi faccia cambiare idea. Tu che ne dici? È possibile? Secondo me, una ragazza disposta ad accontentarsi anche delle pause, pur di star vicino all'uomo che ama. Credi, Miriam? Mamma non la pensava così. Jeremy! Sì? Tu che cosa ne pensi? Io per me ho deciso. Farò il poliziotto. Ma come, non volevi fare il pilota spaziale? Sì, ma ormai ho deciso. Forse il poliziotto spaziale andrebbe meglio. Esistono? Non ancora, ma fra una decina d'anni credo di sì. Belle. Quante ne hai? 223. E queste qui dell'Europa me le portava un pilota della Pan American. Quello che voleva sposare Miriam. Jeremy. Bel tipo. Lei non lo ha voluto e lui ha smesso di portarmi le cartoline.
Miriam, avresti dovuto sacrificarti. Venite a vedere le altre. Ne ho una del lago Baikal. Volentieri. Venite. Miriam, vieni anche tu. Sai a che sto pensando, Lucilla? Devo indovinare, sceriffo. Vent'anni di differenza. Miriam non se ne rende conto. E non capisce che Ezio la considera solo una bambina. A me è simpatico. Bisognerebbe dirlo a Miriam. Ma chi glielo dice? Ci vorrebbe una madre per certe cose. Oppure una persona molto sensibile, come me. Tu? Vi giuro, sceriffo, che se voglio ci so fare, sentito qualcosa. Un rumore strano, non c'è dubbio. I microfoni sono molto sensibili. Potrebbe trattarsi di un rumore esterno. Comunque chiama l'autoradio, che avvertono il tenente. Io intanto vado a dare un'occhiata di sopra. Aspetta! No, niente, mi era sembrato. Pronto? Pronto, sono Jackson. Qui agente Jackson, passo. Qui autoradio 3-2. Agente Collins, ti ascolto Jackson, passo. Avverti il tenente Sheridan. È meglio che ci raggiunga al più presto, passo. Bene Jackson, chiudo. Cosa c'è? Abbiamo sentito dei rumori sospetti. Mills è andato di sopra. Tu resta qui. Mills! 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 Fermo! Fermo, detto!
D'accordo. Non mi volto. Metti la pistola su quella poltrona. Spingi da qui. Tenente, io... No, non avevi altra scelta. E Mills? Un'ambulanza, presto. Centralino. Centralino, lo sceriffo, urgente. Su, su, è ora di svegliarsi. Su! Mills, su! Ma... a quando risalgono queste informazioni? No, no, non ha molta importanza, visto che è stato identificato. D'accordo. Sì. Al più presto. E voglio sapere tutto, dall'A alla Z. Arrivederci. Dunque, questa con un motociclista subito a San Francisco. Prima di tornare vada dal capitano Forrest, che gli consegnerà un rapporto per me. Eh? Bene, andrà a Terry, così potrà fare una scappata a casa. Buona idea, come sta il bambino? Molto meglio, quanto sembra. Meno male. Salve. 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 Niente di niente. Ah. Nessuno ricorda di averlo incontrato. Di sicuro è arrivato a Lake Town ieri sera e ha raggiunto direttamente l'ufficio di Berkshire. Forse troveremo la sua macchina da qualche parte. Può darsi che sia arrivato col pullman. Grazie, Keith. Oh, no, però... Bisogna controllare alla stazione dei pullman. Dai, Keith. Vado. Ho parlato con Forrest. Il nostro uomo è stato identificato. Rod Calhoun. È un virtuoso dello scasso, è uscito di prigione 6 mesi fa. Rod Calhoun. Sì, devo aver avuto a che fare con lui ai miei tempi. Ti faccio pace all'anima sua. Se Jackson fosse stato meno svelto. A proposito, come sta Jimmy? L'ho lasciato che mangiava. A giudicare dall'appetito è passato tutto. Il medico dice che fra qualche giorno potrà riprendere servizio. Quello domani è già qui. È così. La nostra esca ha funzionato, ma soltanto a metà. A cercare quella foto hanno mandato un sicario che purtroppo non può più dirci per chi lavorava. Io ci giocherei la testa. Tony Cileto. È stato lui ad ingaggiarlo. Può darsi. Alle prove? Se si tratta di Cileto non ne troveremo di sicuro. Comunque... qualcuno sta stringendo i tempi. Già promosso tenente. Non è il grado che conta, è il cervello.
Per me siete già capitano. Io questa voce la conosco. Ma se nemmeno voi mi date retta, il criminale vi sfuggirà dalle mani. Il criminale? E voi lo conoscete? Ma come? Se vi ho pure telefonato. E lui mi conosce? Io? E che c'entro? Niente, una speranza. Infermiera! Che fate voi qui? Fuori! Ma chi è? Una di quelle persone che si incontrano solamente negli incubi. E allora? Quanto ti serve stavolta? 10.000. 10? Ma nemmeno pensarci. Via, Ronald. Te le restituisco, sai, i soldi. E anche gli interessi. Non a me. Gli interessi vanno a chi procura il denaro. Ronald, proprio no? E va bene, 2.000 è il massimo che posso fare per te. Duemila davvero? Ma sono troppo pochi, capisci? Io, prima di cominciare a vincere, devo perderne almeno 3.000 o 4.000. Alle carte ho la fortuna, come dire, ritardata. E forse non soltanto alle carte. Allora trova un modo per anticiparla, perché io non aggiungo un dollaro. Pensa che disgrazia, Ronald. La collana di smeraldi che t'ho pregato di vendere. C'è uno che vorrebbe comperarla. 30.000 dollari. E a te ne hanno dato soltanto 10.000. Perché non la ricomperiamo per 15 e poi la rivendiamo, eh? Cosa vorresti insinuare? Io ho cercato di aiutarti. Tanto hanno dato a me e tanto ho dato a te. Lo so. Vuoi che non lo sappia? Chi può dubitarne? Ma se volessi dubitarne... Credi di farmi paura? Ho capito, questi non ti servono. Ti ci vorrebbe un altro marito, zia Nora. Visto che il primo, disgraziatamente, lo hai perduto. Non te la prendere, Ronald. Grazie del tuo aiuto. Quando il colonnello venderà, tutto cambierà. Sei tanto sicura che venderà? Oh, poverina, deve aver sete, vero che hai sete tu, poverina? Ronald, posso farla bere? Non qui, in cucina. Sicura, in cucina. Oh, andiamo a fare una bella bevutina, andiamo a fare. Salve, Fuller. Salve. No,
non vi aspettavo così presto. Zia Nora, tu conosci il signor... Bashir? Dovete parlare di affari, immagino. Io vi lascio. Buonasera. Scusate. Che peccato, Ronald, che tu abbia deciso così. Prego, prego. Grazie. Come vi ho detto per telefono, si tratta di una cosa importante. Per tutti e due. E cioè? È anche delicata. Per questo ho preferito venire io qui con un taxi. Qualcuno avrebbe potuto notare la mia macchina. Pensate che i vostri rapporti con Cilento vi consentano di collaborare con me? Mi riferisco a lei che Garla, naturalmente. In teoria sono liberissimo di farlo. In pratica devo vedere se mi conviene. Giusto. E allora cerchiamo di stabilirlo insieme. Per quanto mi riguarda, io credo... Vengono qui. Sarà meglio che non vi trovino. Uscite dalla porta della cucina. Che volete ancora? Un mandato di perquisizione, signor Fuller. Entrate pure. Grazie. Ma state perdendo il vostro tempo. Beh, il nostro lavoro è fatto anche di tentativi inutili. Se lo dite voi. Grazie. Da dove volete cominciare? Di là cosa c'è? La cucina. Bene. Da dove cominciamo, tenente? Tu dalla cucina, Jackson. Voi altri di sopra. Tom? Giornata favorevole ai nostri incontri, signor Berfi. Prima nel vostro ufficio e adesso eccoci qui. Ah, se vi interessa, abbiamo identificato l'uomo che ha scassinato la vostra cassaforte. Si chiamava Rod Calhoun. Non vi dice niente questo nome? Calhoun? Sì. No, davvero. E a voi, signor Fuller? Mai sentito. Bene. Jackson! Brigante! Jackson, mi raggiungerai dopo in ufficio. Bene. Posso darvi un passaggio fino a casa, Bershie? Eh? Se non sbaglio, siete venuto qui in taxi, no? No, grazie. Non vado a casa. Temo che dobbiamo andarci, invece. C'è in vista la stessa seccatura anche per voi. Arrivederci, Berkshire. Telefonatemi. Anche se il telefono è sorvegliato. Non mi risulta. Credete che ce ne sia bisogno? Prego.
Ippopotamo! No, lucciola. Anche qui adesso. Mi dispiace, ma dobbiamo guardare dappertutto. Unico vizio. Sentirete, signor Berkshire. Questa volta vi andrà male, sceriffo. Il signor Berkshire conosce delle persone molto importanti. Ah, sì? Per me non esistono persone importanti. Il signor Berkshire faccia quello che crede. Mandato di perquisizione. Come se fossimo dei criminali. Sul foglio non c'è scritto. Tutto in ordine, capo. Beh, allora ce ne possiamo andare. Ehi, e qui? Lasciatemi almeno questo bestione. No. Se te la senti, chi? No, io piuttosto non vado in ferie, guarda. Che villanzoni! Perché quelli hanno l'uniforme addosso, si credono chissà chi. Contro! Oh. Berk, ma che succede? Sì, anche da me sono venuti. Questa mattina, all'alba. Io ero tutta... tutta così, insomma. Ho detto... Datemi un minuto per sistemarmi. Niente. Sono entrati. Mi hanno messo un foglio in mano e mi hanno detto seduta e tranquilla. Lo stesso a casa mia con quello Sheridan. Ma mi sentiranno i signori poliziotti. I padroni con me non li fanno. Ma che cosa vogliono? Che cosa stanno cercando? Chiama a San Francisco l'ufficio del procuratore Larsen. Metteremo subito in chiaro questa faccenda. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Colonnello Fuller. Devo parlarvi, signor Berkshire. Mi dispiace che... Ma posso immaginare. Quello che devo dirvi è molto urgente. Pronto? Centralino? 3711 di San Francisco. Procura distrettuale. Urgente. Light Garland. Come se fosse già vostra. Soltanto progetti, colonnello. Sogni in cemento armato. Che volete trasformare in realtà? Dipende da voi. Sono disposto a concedervi un'opzione su Light Garland. E in cambio cosa chiedete? So che il vostro nome conta molto alla Old Pacific Bank. Io ho bisogno di dilazionare il mio mutuo, anche soltanto per 6 mesi. Evidentemente mi credete uno sciocco. Io vi pago l'opzione. Voi pagate gli interessi delle ipoteche e la piantagione resta vostra, almeno per il momento. Lo sanno tutti, colonnello. Voi cercate di prendere tempo in attesa di poter disporre del patrimonio di Rosalind Kreisky non appena avrà sposato vostro figlio. Io ho investito molto in quest'impresa e ormai ho molta fretta, colonnello. Allora non intendete venirmi incontro? Nemmeno da lontano. Venendo qui mi ero imposto la calma, ma con voi non è davvero possibile. Non vedo cosa potreste fare. Attento, Berkshire. Io non sono disposto a perdere. E se voi mi mettete con le spalle al muro... Siete impazzito? Quando uno difende quello che gli sta a cuore, ogni mezzo è lecito. Capito? Ogni mezzo! Beh, avreste fatto meglio a non venire, colonnello. Ma ormai... Buongiorno, signori. Che cosa c'è ancora, tenente? Lo saprete fra un momento. Prego, avanti.
Beh. No, colonnello, se oramai siete qui. Non c'è bisogno di presentazioni, credo. E avevo bisogno di incontrarmi con voi e con questi signori e ho pensato che il vostro ufficio fosse il posto più adatto per questa nostra piccola riunione. Non vi sembra ancora il momento di lasciarmi in pace, tenente? Ah già, tutti protestano. Meno voi, Cilento. In certi casi le proteste non servono a niente. La voce dell'esperienza. Sono un veterano. Non perderemo molto tempo. Tutti voi conoscete l'esistenza di un certo documento al quale Feist attribuiva un'importanza determinante, addirittura. Io so soltanto quello che ne avete detto voi. Una lettera, o meglio, una busta che Feist ricevette prima di essere ucciso, sembra che contenesse una foto. Ora, signori, tutti i fili partono da un nodo, quella fotografia, o vi convergono. Feist, prima di recarsi alla vecchia sorgente, venne in questo ufficio e mise la foto in quella cassaforte. Il signor Berkshire può testimoniarlo. Sì, infatti, l'ho vista io stesso. E anch'io, tenente. Ma 24 ore dopo la busta scompare. Che fosse importante, ce l'ha confermato chi ha pagato con la vita il tentativo di recuperarla. Capite ora il perché delle perquisizioni? L'avete trovata, tenente? No, per il momento. Ma mi è venuto in mente un certo racconto di Allan Poe, la lettera smarrita. Lo ricordate? E a volte si cerca invano dappertutto una cosa e eccola lì, dove è più logico che sia e dove proprio per questo nessuno pensa a cercarla. Ci avete portati qui per proporci una charada, tenente? Volete aprire la cassaforte, signor Berkshire? La cassaforte? Ma se voi l'avete già... Non importa. L'aprirò io. La charada è risolta, signor Fuller. Non capisco. Non penserete che io... Eh sì. Non so proprio che altro potrei pensare, signor Berkshire. Nessuno vi ha mai sottratto questa foto. E dopo il tentativo dell'altra notte avete pensato che il posto più sicuro fosse proprio qui, dove ormai era stata cercata inutilmente. Pronto? San Francisco in linea. Ma non importa, annulla la chiamata. Prego, annullate la chiamata. Questa è proprio la busta che consegnarono a Feist quella sera al tavolo da gioco. E questa, la foto alla quale Feist unì la sua carta vincente. La donna di fiori. Non c'è dubbio. Il volto di queste due donne, o forse quello di una sola di esse, significava molto per Feist. Conoscete queste ragazze, colonnello? No. Voi, signor Fuller? Mai viste.
Voi, signor Cilento? Perché? Chi sono? Sì o no? No. Voi, signor Berci? Vi ho già detto di no. E voi? No. Nessuno le conosce. Almeno sembra. È in partenza dalla Pensilina 9, autolinea diretta a San Francisco, Sacramento, Carson City. Buon viaggio, signori viaggiatori. Signorina, prego. Per Lake Town, per favore. A autolinea Sengosi a Fresno. A Fresno poi troverete la coincidenza per Lake Town. Grazie. Prego. E gli orari? Subito. Mentre spero temo voi.